Allora, qual è il setting generale? Sia X uno spazio vettoriale, adesso lo chiamo X, spazio vettoriale, e siano V e W due sottospazi. Allora, domande di riscaldamento. Domande di riscaldamento. V intersecato W e V unito W sono ancora sottospazi? Quindi se interseco due sottospazi, ottengo ancora un sottospazio, se unisco due sottospazi, ottengo ancora un sottospazio, allora la risposta è, diciamo, V intersecato W sì. Quindi l'intersezione di due sottospazi è un sottospazio. Cosa devo verificare? Sottospazio cosa voleva dire? Che era chiuso rispetto alla somma e rispetto alla moltiplicazione. Quindi adesso prendiamo V1 e V2, prendiamo V1 che appartiene a V intersecato W e V2 che appartiene a V intersecato W e prendiamo un numero alfa reale. Allora è vero che, noi sappiamo che V1 sta in V, V2 sta in V, quindi V1 più V2 sta in V. Stessa cosa, V1 sta in W perché sta nell'intersezione, V2 sta in W e quindi V1 più V2 sta in W. E quindi, mettendo insieme queste due, viene fuori che V1 più V2 sta in V intersecato W, quindi è chiuso rispetto alla somma. E quindi è chiuso rispetto alla somma. È la stessa cosa per il prodotto. Stessa cosa per il prodotto, perché sappiamo che se V sta in V, allora alfa l'ho chiamato, allora alfa per V sta in V, se V sta in W, allora alfa per V sta in W, e quindi mettendo insieme le due cose, alfa V sta nell'intersezione. Quindi l'intersezione, l'unione no, l'unione non è un sottospazio, l'unione in generale, l'unione V intersecato W in generale non è un sottospazio, in generale non è un sottospazio. L'esempio, che ne so, se ci mettiamo in R2, quali erano i sottospazi di R2? Sostanzialmente le rette per l'origine. E, che ne so, l'asse X è un sottospazio, l'asse Y è un sottospazio, ma la loro unione non è un sottospazio, chiaramente. Diciamo, in R2, l'asse X e l'asse Y sono sottospazi. Y sono sottospazi, ma la loro unione non lo è. Perché non lo è? Cosa le manca? Il prodotto o la somma? La somma. Se io prendo un vettore sull'asse X e un vettore sull'asse Y, li sommo, ottengo una cosa che sta in mezzo a un quadrante e quindi non sugli assi. Non è chiusa rispetto alla somma. Non è chiusa rispetto alla somma. Rispetto al prodotto sì, ma alla somma no. Non è chiusa rispetto alla somma. E va bene. E questo porta a definire la somma di sottospazi. Definizione, somma di sottospazi. Quindi siano V e W due sottospazi di uno spazio vettoriale X,
vettoriale x. Allora si pone per definizione la somma di due sottospazi. Che cosa sarà mai la somma di due sottospazi? È l'insieme dei vettori che posso ottenere sommando un tizio di v e un tizio di w. Quindi è uguale all'insieme delle somme tali che v appartenente a v e w appartenente a w. Quindi ripeto, l'insieme dei vettori che posso ottenere sommando un vettore di v e un vettore di w. È la cosa naturale che uno gli viene da fare. Diciamo, la proposizione, questa è un subesercizio, è che v più w è un sottospazio. È un sottospazio. Dimostriamolo come esercizio su questo argomento. Devo far vedere che è chiuso rispetto alla somma ed è chiuso rispetto al prodotto. Diciamo, chiusura rispetto alla somma, quindi 1, prendo due elementi, di v più w. Come saranno fatti questi due elementi? Uno sarà v1 più w1 e l'altro sarà fatto v2 più w2. La loro somma, com'è la loro somma? La loro somma è, beh, giustamente, è v1 più w1 più v2 più w2, così però non mi dice niente. Se voglio che mi dica qualcosa, cosa faccio? Metto insieme i due v e metto insieme i due w. Quindi lo scrivo come v1 più v2 più w1 più w2. Adesso dove stanno questi due tizi? Questo sta in v, questo sta in w, quindi la loro somma è ancora un tizio di v più un tizio di w, e quindi questo qui sta in v più w. Quindi rispetto alla somma andiamo bene. 2, adesso prendo un elemento nella somma, prendo, diciamo, v più w appartenente alla somma, prendo un numero a appartenente ai reali, o più in generale al campo k che stiamo considerando. Allora, che cosa succede se io faccio a volte v più w? Questo mi diventa a volte v più a volte w, per una di quelle distributive che c'erano negli assiomi dello spazio vettoriale. E questa qui è ancora la somma di un tizio di v e di un tizio di w, e quindi questo qui appartiene a v più w. Quindi questo dimostra la chiusura rispetto al prodotto. Quindi la somma di due sottospazi è ancora un sottospazio. La somma si dice diretta, definizione, la somma v più w si dice somma diretta, e si scrive, quando è somma diretta si scrive con il più, così, con un cerchiettino intorno, se in aggiunta diciamo v intersecato w è uguale, l'intersezione di due sottospazi, qual è il minimo sindacale che può venire? Può essere che due sottospazi abbiano intersezione vuota? No, perché i sottospazi contengono per forza il vettore nullo. Il vettore nullo sta sempre in un sottospazio, perché il sottospazio è chiuso per moltiplicazione, quindi chiuso per moltiplicazione per zero. Se moltiplico per zero ottengo sempre lo zero. Quindi mettiamo che l'intersezione, questo è il minimo sindacale, diciamo. Il minimo sindacale per l'intersezione è che ci sia solo il vettore nullo. Allora, una somma è diretta se è una somma e in più l'intersezione è il solo vettore nullo. E questo ha una bella proprietà, che è questa qui, chiamiamo anche questa proposizione, che anche questo è un esercizio. Supponiamo che di avere una somma diretta, supponiamo che v intersecato w siano solo il vettore nullo, allora diciamo ogni vettore nella somma in v
nella somma, che in questo caso la scrivo con il più cerchiato perché è diretto, si scrive in modo unico, in modo unico, unico nella forma v più w con, mancata la corrente, con v appartenente a v e w appartenente a w. Faccio notare, non sta caricando, accidenti, non ho attaccato la corrente. Ok. Faccio notare, uno può dire, ma non è ovvio che si scrive come v più w? È ovvio che si scrive come v più w, un elemento nella somma, ma potrebbe scriversi in 12 modi come v più w. Io dico che si scrive in modo unico. Quindi, dimostrazione, supponiamo, che è un esercizio, sono due righe, supponiamo che un elemento si scriva in due modi, supponiamo che un elemento si scriva in due modi, un elemento si scriva in due modi, quindi supponiamo che si scriva in due modi v1 più w1 uguale v2 più w2, ovviamente si intende che i v piccolo stanno in v e i w piccolo stanno in w grande. Allora cosa faccio? Allora cosa posso scrivere? Posso scrivere che v1 meno v2 è uguale a che cosa? W2 meno W1? Adesso, questo tizio a sinistra dove sta? Questo tizio a sinistra sta in V, questo tizio a destra sta in W. Ma qual è l'unico elemento che sta sia in V sia in W? È il vettore nullo. Quindi entrambi sono il vettore nullo, quindi V1 uguale a V2 e W1 uguale a W2. Ma allora... E quindi alla fine questo qui appartiene a V intersecato W, perché appartiene a tutti e due. Essendo l'unico elemento in comune, essendo l'unico elemento in comune lo zero, l'unico elemento comune lo zero, allora per forza, V1 meno V2 è uguale a zero e W2 meno W1 è uguale a 0, ma questo implica che V1 è uguale a V2 e W1 uguale a W2. Quindi per forza ogni elemento si scrive in maniera unica in quella forma. E va bene. E adesso veniamo alla formula di Grassmann, che è quella un po' che useremo parecchie volte in futuro. La formula di Grassmann è questa. Cosa dice la formula di Grassmann? Formula di Grassmann dice siano V e W, siano V e W due sottospazi di uno spazio vettoriale X. Due sottospazi di uno spazio vettoriale X. Allora, la dimensione della somma più la dimensione dell'intersezione, che sono sottospazi, abbiamo detto, sia la somma sia l'intersezione sono sottospazi, è uguale alla dimensione di V più la dimensione di W. E questa è la formula di Grassmann. Adesso la dimostrichiamo e poi impariamo ad usarla. Quindi la dimensione della somma più la dimensione dell'intersezione è uguale alla somma delle due dimensioni. Vabbè, in particolare, diciamo caso speciale, corollario, caso speciale, cosa succede se la somma è diretta? Se la somma è diretta,
allora l'intersezione ha solo il vettore nullo, quindi l'intersezione è dimensione 0, e allora la dimensione della somma è la somma delle dimensioni. La dimensione di V più W, somma diretta, è uguale alla dimensione di V più la dimensione di W. Questo è davvero un corollario, perché questo qui diventa 0, quindi la dimensione della somma è la somma delle dimensioni. Allora, facciamo questa dimostrazione di Grassmann e poi impariamo ad usarla. Dimostrazione di Grassmann è abbastanza intuitiva. Allora, poniamo, però bisogna imparare a farle queste cose, diciamo. Poniamo, diciamo, la dimensione di V più W, di V intersecato W, diamogli un nome, di V intersecato W, chiamiamola D, no, chiamiamola K. La dimensione di V, chiamiamola, beh, la dimensione di V è più grande di V intersecato W, quindi sarà più grande in generale. Quindi la chiamiamo K più qualcosa, più M. E la dimensione di W, la dimensione di W, anche questo qui, sarà più grande dell'intersezione, o al limite uguale, però se no più grande, la chiamiamo K più N. K più N. Allora, la tesi equivale a dimostrare, dimostrare che la dimensione di V più W è uguale a quanto? Se deve valere quella sopra, questo è K più M, questo è K più N, semplifico un K e diventa K più M più N. Ci siamo? Così torna, qui diventa K più M più N, qui diventa K, quindi diventa 2K più M più N, che è la somma di questi due qua. 2K più M più N. Quindi la tesi equivale a dimostrare questo. Come faccio a dimostrare questo? Beh, allora adesso partiamo. Sia, diamogli un nome, come li chiamiamo? Usiamo le lettere E. Sia E con 1 e con K, voglio usare delle lettere neutre che non siano V o W, perché sennò non è chiaro se stanno in uno spazio o nell'altro. Sia E con 1 e con K, una base dell'intersezione. Una base di V intersecato W. Per il famoso teorema posso completarla, ad una base di V, aggiungendo M vettori. Quindi, e con 1 e con K, questi qui li chiamiamo V1, VK, VM, questa è una base di V. Fermiamoci un attimo e diciamo perché. Questi 1 e con K sono una base, quindi sono linearmente indipendenti. Sono linearmente indipendenti nell'intersezione, quindi sono linearmente indipendenti in V. Il teorema cosa diceva? Che quando ho dei tizi linearmente indipendenti posso aggiungere e farli diventare una base. Quanti ne devo aggiungere? Devo arrivare alla dimensione K più M, se ce n'ho K ne devo aggiungere M. Analogamente, posso completarla ad una base di W, aggiungendo n elementi, e quindi cosa è diventato? E1, EK, W1, WN, questa è una base di W. Adesso dico che se li metto insieme, dico che mettendoli insieme ottengo una base, quindi dico che se metto tutto insieme, E1 e con K, V1, Vm, W1, Wn,
sono una base, sono una base di V più W. Se lo dimostro, ho finito. Se lo dimostro, ho finito perché sono il numero giusto. Finito perché è il numero che volevo. È il numero che volevo. Qual è il numero che volevo? Il numero che volevo, avevo detto che V più W aveva la dimensione K più M più N. Quindi se dimostro che questi sono una base, questi sono K più M più N, lo fatto. Devo fare le due verifiche. Verifica facile è quella che sono generatori. Sono generatori. Questa è la verifica più facile, perché, diciamo, ogni elemento di V più W è, come lo scrivo, V più W, la somma di un tizio in V più un tizio in W. Il tizio in V come lo scrivo? Il tizio in V lo scrivo come combinazione lineare della base di V, quindi lo scrivo come A con 1 e con 1 più A con K e con K più, uso degli altri coefficienti per questa parte qui, più B con 1 V con 1 più B con M V con M. Così ho scritto V. E W come lo scrivo? W lo scrivo, chi è la base di W? La base di W è fatta dal primo pezzo comune più i tizi in fondo. Quindi lo scriverò come C con 1 e con 1 più C con N, C con K e con K più un po' di W1 più D con N, WN. E quindi questa qui è una combinazione lineare degli K più M più N elementi. Quelli in comune li ho usati due volte, li ho usati un po' per fare V e li ho usati un po' per fare W, perché se ne frega, li vado a sommare, i coefficienti si sommano ed è andata bene. Questo qui sarebbe V e questo qui sotto sarebbe W. Questa è la verifica quasi scontata. Quella meno scontata è che sono linearmente indipendenti. Come verifico che sono linearmente indipendenti? Allora, supponiamo che non lo siano. Allora esiste una combinazione. Prendiamo una combinazione nulla. Una combinazione lineare nulla. Combinazione lineare di tutti questi tizi. Di tutti questi tizi messi qui che faccia 0. Come sarà fatta questa? Sarà fatta con un po' dei primi, più a k e con k, più un po' dei secondi, usiamo delle b, più bm v con m, più un po' dei terzi, c1 w1 più cn wn. Questo qui fa 0. Adesso cosa faccio? Porto i W a sinistra. Porto tutti i W, no, sono già a sinistra, li porto a destra. Porto tutti i W a destra. Ora porto tutti i W a destra. Tutti i W a destra. Cosa diventa? Diventa A con 1 e 1 più AK e K più B1V1 più BMVM uguale, e qui metto meno C1 W1 meno eccetera eccetera meno CN WN. Adesso dove sta questo? E dove sta questo? Questo qui è fatto da un po' degli E e un po' dei V, ma gli E e i V erano una base di V, quindi questo sta in V. Ci siamo? Questo qui è fatto dai solo W, questo sta in W. Quindi entrambi stanno in intersezione. Quindi in particolare, quindi
diciamo, il vettore a destra, il vettore a destra, il vettore a destra sta nell'intersezione, sta nell'intersezione anche con la sinistra, però in particolare ci sta, quindi il vettore a destra sta nell'intersezione, in particolare è anche quello a sinistra, ma per il momento non ci interessa, è anche quello a sinistra ma non ci interessa. Ma non ci interessa. Adesso, se sta nell'intersezione, se sta in V intersecato W, è combinazione lineare, è combinazione lineare di e con 1 e con K. Quindi, il vettore che sta a destra, che è meno C1 W1 meno Cn Wn, questo qui è uguale, combinazione lineare, mi servono degli altri nomi, più di K e K. Se in tutto ciò ci fosse un coefficiente non nullo, se a destra e o a sinistra ci fosse un coefficiente non nullo, ci fosse un coefficiente non nullo, allora avrei una combinazione lineare. Allora, i vettori e con 1 e con k, w1, wn, sarebbero linearmente indipendenti. Sarebbero linearmente dipendenti. Se avessi una combinazione, porto tutto dalla stessa parte. Se c'è un coefficiente non nullo, ho una combinazione lineare che fa 0, ma questo è impossibile, perché sono una base di W, il che è impossibile, il che non è possibile, non è possibile, perché sono una base, perché sono una base di W. Ah, ma a questo punto abbiamo finito. Quindi, in particolare, tutti i C sono 0. Quindi, in particolare, tutti i C con I, i C con I sono uguali a 0. Quindi ripetiamo perché. Questo qui sta in W, questo tizio qui a destra sta in W ma anche in V, quindi è combinazione lineare di quelli nell'intersezione. Porto tutto dalla stessa parte e c'ho una mega combinazione che fa 0 di questi. Ma non è possibile perché sono in W, sono una base di W, quindi sono linearmente indipendenti. Ma allora tutti i C sono nulli, ma allora a destra qui c'ho 0. Ma allora sta cosa qui a sinistra fa 0. E qual è l'unico modo in cui questa cosa a sinistra può fare 0? Essendo una base di V, devono fare tutti 0, tutti i coefficienti. Quindi da qui abbiamo finito, ma allora a destra della star ho 0. E quindi ho 0 anche a sinistra. Ho 0 anche a sinistra. Ma questo è possibile, ma poiché, diciamo, gli E con I e i WI e i V con I sono una base di V, una base di V, questo è possibile solo se tutti i coefficienti sono nulli. È possibile solo se tutti i coefficienti sono nulli. E questo mostra la lineare indipendenza. Quindi diciamo una dimostrazione in due fasi. Uno prende una mega combinazione lineare, prima dimostra che fanno 0 i C, una volta che hanno fatto 0 i C devono fare 0 sia gli A sia i B, perché sennò avrai una combinazione lineare in V che fa 0 e non è possibile. Questa è la formula di Grassmann. Vediamo qualche conseguenza. Vediamo un esempio 1. Siano V e W due sottospazi di R3, due sottospazi di R3
di dimensione 2. Che cosa sono i sottospazi di R3 di dimensione 2? Sostanzialmente sono due piani che passano per l'origine. I sottospazi di R3 di dimensione 2 sono cioè due piani passanti per l'origine. Cioè due piani passanti per l'origine. Passanti per l'origine. Le domande sono, può essere una somma diretta? Può essere una somma diretta? V. V somma diretta V doppio, può essere una somma diretta? Altra domanda, cosa può essere l'intersezione? Cosa può essere l'intersezione? L'intersezione V intersecato V doppio. Queste sono le domande. Allora, per rispondere cosa facciamo? Scriviamo Grassmann. Che cosa abbiamo? Che la dimensione della somma più la dimensione dell'intersezione è uguale alla dimensione di V più la dimensione di V doppio. Allora, se fosse una somma diretta... Allora, che cosa conosciamo? Sappiamo che questa è 2 e questa è 2. Quindi fa 4. La somma, quanto può fare la somma? È un sottospazio di R3. Quindi, o ha dimensione 2 o ha dimensione 3. Perché la somma è più grande di V e più grande di V doppio. Quindi questo qui può essere solo 2 o 3. Questo può essere solo 2 oppure 3. Perché, ripeto, perché è più grande di V, la somma, ed è più piccola di R3, quindi la dimensione sarà compresa, è maggiore o uguale della dimensione di V e minore o uguale della dimensione di tutto lo spazio. Quindi o è 2 o 3. Quindi questo quanto può essere alla fine? Non può essere 0, perché se è 0 qui c'ho 4, qui c'ho 2 o 3 ed è andata. Quindi questo qui può essere soltanto, di conseguenza, vediamo se la dimensione di V più V doppio è uguale a 3, allora la dimensione dell'intersezione, dimensione di V intersecato V doppio, è uguale a 1. Così diventa 1 più 3 uguale a 4. Se la dimensione della somma, se la dimensione di V più V doppio è uguale a 2, allora la dimensione dell'intersezione quanto fa? Geometricamente questo cosa vuol dire? Geometricamente vuol dire che, allora, questo secondo caso, se l'intersezione è 2, cioè noi abbiamo due cose di dimensione 2 che si intersecano in una cosa di dimensione 2, vuol dire che i due piani coincidono. Questo è il caso in cui i due piani coincidono. I due piani coincidono. Quindi è tutto uguale. Quindi, sostanzialmente, V è uguale a V doppio, ma a quel punto è uguale anche all'intersezione? No, ma è uguale anche alla somma. È tutto coincidente. Il caso sopra, l'intersezione cosa diventa? Il caso classico in cui i due piani sono distinti e si intersecano in una retta. Quindi i due piani si intersecano in una retta. In effetti la dimensione dell'intersezione è 1. I due piani si intersecano in una retta. Si intersecano in una retta. Cosa vuol dire il fatto che questa dimensione venga 3? Vuol dire che a quel punto la somma è tutto R3. Quindi ogni vettore di R3
lo posso scrivere come somma di un vettore in un piano e un vettore nell'altro, lo vediamo geometricamente, che dati due piani che si intersecano in R3, ogni vettore di R3 si scrive come somma di un vettore che sta sul primo piano e un vettore che sta sul secondo. In maniera unica? No, perché l'intersezione non è il solo vettore nullo. Diamo un altro esempio che si vede meno. Esempio 2. Prendiamo come spazio X, mettiamoci in R15. Poi prendiamo che la dimensione di V sia uguale a 7 e la dimensione di W sia uguale a 9. Quindi in R15 pensiamo a un piano molto iperpiano di dimensione 7 e un sottospazio di dimensione 9. Può essere una somma diretta? Può essere somma diretta? No, perché? Se lo fosse, avrei che la dimensione di V intersecato W è 0. Quindi verrebbe fuori che la dimensione di V più W sarebbe la dimensione di V più la dimensione di W. È possibile questo? No, perché qui avrei 7, qui avrei 9, quindi qui verrebbe 16 e la dimensione di V più W al massimo è 15, perché è un sottospazio a dire 15. Ma la dimensione di V più W al massimo è 15, quindi è impossibile. Facciamo un esempio di somma diretta, chiamiamo l'esempio 3, nel quale magari una volta tanto facciamo i conti. Esempio 3. Diciamo, lo spazio X è R3, lo spazio V è lo span del vettore 0, 1, 2, lo spazio W è uguale l'insieme degli X, Y, Z in R3, tali che X più Y meno 3Z è uguale a 0. È un piano, sostanzialmente. Quindi V è una retta, questa è una retta, questo è un piano, e l'esercizio cosa dice? Dimostrare che W somma diretta V è uguale a R3, e scrivere le componenti di un vettore, 1, 2, 3, rispetto a V e W. Questo è il classico esercizio sulle somme dirette. Allora, come faccio a dimostrare che l'intersezione è nulla? Allora, per dimostrare che la somma è diretta, la somma è diretta, devo mostrare, che sostanzialmente V intersecato W è uguale al solo vettore nullo. Come sono fatti gli elementi di V? Gli elementi di V
sono di che tipo? Lo span di V sono i multipli di V, perché c'è un solo vettore. Quindi sono del tipo 0, diciamo A, 2A, con A reale. Possono stare in V doppio? Possono stare in V doppio? Beh, andiamo a vedere. Deve succedere che X più Y meno 3Z, che cosa diventa in questo caso? Y è A meno 6A, deve fare 0. Il che è possibile solo se A è uguale a 0. Il che è possibile solo se A è uguale a 0. Possibile solo se A è uguale a 0. Quindi è vero che l'intersezione è il vettore nullo. L'unico vettore che sta nell'intersezione, se metto A uguale a 0, è il vettore nullo. Quindi va bene, ma allora quindi la somma è diretta, quindi la somma è diretta e diciamo V più W doppio è uguale a tutto R3. Perché V più W doppio è uguale a tutto R3? Perché V più W doppio è uguale a R3? Formula di Grassmann, perché la dimensione di V più W doppio, in questo caso, essendo somma diretta, è uguale alla dimensione di V più la dimensione di V doppio. Questo è dimensione 1, questo è dimensione 2, quindi questo qui è dimensione 3. È un sottospazio di R3, di dimensione 3, è tutto R3. E va bene. Adesso come determino le proiezioni? Mi serve una base di V doppio. Chi è una base di V doppio? Che è una base di W doppio? Ricordiamo l'equazione. L'equazione era x più y meno 3z uguale a 0. Che è una base di W doppio? Devo trovare due vettori linearmente indipendenti. Come faccio? Io li vedo a occhio. Ditemi. Devo trovare due tizi che risolvano questa. Cosa faccio? Metto z uguale a 1, cioè posso fare quel che voglio, li posso sparare praticamente a caso. Posso mettere sostanzialmente z uguale a 1, qui viene 0, quindi metto 3, 0, 1. Va bene? Questo è w doppio 1. Me ne serve un altro? Ditemelo. Sì, qualcuno può fare 1, 2, 1, oppure 0, 3, 1. Questo è uguale a W2. Si vede facilmente che sono linearmente indipendenti. Si vede che sono linearmente indipendenti. Si vede che sono linearmente indipendenti perché sennò sarebbe uno multiplo dell'altro. Bene, a questo punto, dato un vettore qualunque, ad esempio quello 1, 2, 3, adesso diciamo so che 301 031 031, e il vettore della retta che cos'era? 012 012, sono una base di R3. Perché cosa ho fatto? Ho preso una base del primo, una base del secondo e le ho messe insieme. Dalla dimostrazione di prima sappiamo che ottengo una base dell'unione. Quindi ogni vettore è loro combinazione lineare. Quindi il vettore che mi è stato richiesto, 1, 2, 3, è a volte 301 più b volte 031 più c volte 012. Adesso qual è la parte che sta in V? Questo qui è la parte che sta in V. Questa è la parte che sta in V doppio. Questa è la parte che sta in V doppio. Quindi ogni vettore si scrive come somma di un pezzo in V doppio e un pezzo in V. Come determino ABC?
c'è proprio da fare. Risolvo il sistema. Per trovare ABC basta risolvere un sistema, e questa è un'operazione che ormai siamo abituati. Per trovare ABC basta risolvere un sistema. Basta risolvere un sistema. E quindi in questo modo trovo le componenti. Geometricamente cosa vuol dire? Diciamo interpretazione geometrica nel video. Metto interpretazione geometrica nel video. Che cosa vuol dire scrivere questo vettore come somma di un vettore sul piano e di un vettore sulla retta? Pensiamo al piano come questo tavolo. La retta è una retta che non sta nel piano. Ogni vettore lo posso scrivere come somma di un vettore sul piano più di un vettore nella direzione della retta. È una specie di componente, cioè in tre dimensioni, no? Posso scrivere sempre come una componente sul piano e una componente in una retta che non sta nel piano. È una specie di parallelogrammo nello spazio fatto per un punto strano. Su questo faremo altri esercizi. Queste sono operazioni che bisogna imparare a fare.